lo studio dell'avvocato Gabbiani. Sono Antonio, il figlio. Doveva venirmi a prendere alla stazione, ma non si è fatto vivo nessuno. Provato a chiamare al cellulare, sì, ma risulta irraggiungibile. Come dice? È impegnato in un'udienza importante. Ho capito. Va bene, grazie. Vi chiamerò più tardi. Arrivederci. Sempre la solita storia. Mi hai detto tra le lacrime, mi scorderai, sei giovane, 20 anni per sorridere, 20 anni per amare. Mi hai detto tra le lacrime, mi lasci sola a vivere, 20 anni per rimpiangere, 20 anni di dolore. Allora tu di
gesti tornerai. Ti ho messo paura, mi dispiace. Io sono Antonio, il figlio dell'avvocato Francesco Gabbiani. Io sono Roberta, la ragazza delle pulizie. Io è da 2 settimane che lavoro qui, però non ti ho mai visto. Era in vacanza a Rimini. Doveva venire anche mio padre, ma come al solito, con i suoi impegni di lavoro, è sempre la stessa storia. A proposito, l'avvocato farà tardi. Aveva una causa importante. Non c'era dubbio. Va bene, Roberto. Ti lascio lavorare. Pronto? È lo studio dell'avvocato Francesco Gabbiani. Sono Antonio, il figlio. Mio padre è rientrato dalla causa. Non ha neanche chiamato. Va bene, lo aspetterò qui a casa. Grazie. Arrivederci. Io ho finito. Torno domani mattina, ok? Arrivederci. Va bene. Arrivederci. E tu chi sei? Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Mio padre si è già alzato? Sì, il signor Francesco è dovuto uscire presto stamattina. Sei andato senza neanche salutarmi. È dovuto correre in tribunale d'urgenza. Volevo vederlo. Vabbè, vorrà dire che lo vedrò a pranzo. Scusami per ieri sera, ma quando sono tornato a casa già dormivi. E anche stamattina non ti ho voluto svegliare, eri così stanco. Non preoccuparti, papà. Vieni a casa a pranzo. Veramente dovrei andare fuori città, ma sicuramente ritornerò in giornata. E ceneremo insieme. Va bene, papà. Allora l'aspetto. Adesso devo andare. Ci vediamo stasera. Va bene, va. A stasera allora, ti aspetto. Mi dispiace per ieri sera, il lavoro mi impegna molto, mi sto occupando di una causa importante. Non preoccuparti papà, non fa niente. Comunque adesso faccio una telefonata, annullo tutti gli appuntamenti così andiamo a cena assieme. Va bene. Pronto? È pronto, Gloria? Francesco! Sai, oggi ho parlato con il regista. Mi ha dato un ruolo da protagonista nel suo prossimo film. Sono contento. Ti ho chiamato per dirti che oggi non ci possiamo vedere. Devo cenare con mio figlio stasera. Così ne approfitto per dirgli di noi. Va bene, amore. Se ti senti pronto, fai come ti consiglia il cuore. Va bene, Gloria, ci sentiamo dopo. A dopo. Ciao.
Senti Antonio, ti dovrei dire una cosa. Certo che sarebbe bello se qui con noi ci fosse ancora la mamma. Cos'è che mi dovevi dire? No, 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 niente, niente. Francesco, e allora? Com'è andata? Bene, Gloria. Abbiamo cenato assieme. Abbiamo parlato un po', però non ho avuto il coraggio di dire niente. Non preoccuparti, amore. Ci vorrà del tempo, ma vedrai che troverai altre occasioni per dirglielo. Certo, ti saluto, ci sentiamo, ciao. Caffè per favore. Per un po' dovrai stare qui, Antonio. Ti prometto che verrò a trovarti spesso. Thank you.
Antonio. Commissario Bell, che ci fa da queste parti? Smonta adesso dal servizio. Le posso offrire qualcosa al bar? Magari un'altra volta. Salutiamo a tuo padre. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Don Michele, mi avete mandato a chiamare? Nino Gabbiani è tornato a casa da suo padre. Si è divertito in vacanza. Ora gli dobbiamo ricordare quel piccolo debito che ha con me. Suo padre è avvocato e i soldi ce li ha. Te ne occupi tu? Va bene, Don Michele. Fatto pure un ricciolino. Mi raccomando, scappito. Roberta. Sì? Puoi sederti un attimo? Veramente non potrei. Puoi, un attimo solo. Va bene. Che ne dici se qualche volta possiamo uscire insieme? Ma io non ho tanto tempo libero, devo lavorare. Quando sei libera? Lo vedi, io sono sempre solo qui. Magari scambiamo due parole. Che ne dici? Se le fa piacere. Antonio. Chiamami Antonio. Ok. Scusa, vuoi CD di musica, DVD, sei interessato a qualcosa? Ce l'hai, no, alla violenza? Sì, forse c'ho qualcosa. Questo? Sì, perfetto. Quant'è? 5 euro. Ok, grazie, ti saluto. Ciao, grazie a te. Sì, dimmi. Ce l'hai un CD di musica carino? Sì, forse ho qualcosa per te. Che è, per la tua fidanzata? No, è un regalo per mio padre. Quant'è? 3 euro. Tieni. Grazie. Grazie a te. Thank you.
Nino Gabbiani. Don Michele Ferro ti manda i suoi saluti e ti ricorda il piccolo debito che hai verso di lui. Io con Michele Ferro non ho nessun debito, gli ho già dato tutto. Ma sai com'è, ci sono gli interessi. A te ti piace giocare, i gatti, i maganetti, il poker, 10.000 euro di interessi. Non vuoi che succeda qualche disgrazia, vero? Quale disgrazia? Lo sai com'è, magari tuo padre esce dal tribunale, scivola e batte la testa. O magari che passa le strisce pedonali, una macchina lo investe. Un ricciolino non ha visto un sacco di sti incidenti. E con quale mani li vuoi questi soldi? Con qualsiasi, per me è indifferente. Pista ma pari. Non finisce qua. Ciao Nino. Ciao Paolo, come va? Sì, tutto bene. Tu ancora hai pensato al gioco? No, ho smesso. Vieni che ti offro un caffè. Certo che c'è da ridere. Ti fai prendere la schiaffa da Gabbiani. Ma me l'ha data a tradimento. La prossima volta che ci parlo ci faccio ingoiare i denti. Digli che aspetto tutti i giorni e poi succederà qualche disgrazia. Va bene. Eppure dal modo di vestire non sembreresti un figlio d'avvocato. A me i soldi non sono mai importati. Le cose che mi mancavano erano altre. Sta salutando a te quella bambina. Ciao bimba, cosa stai facendo qua? Sto aspettando che apri il Luna Park. Brava, divertiti. Io non sono mai stato in Luna Park. Non ho avuto un'infanzia normale come tutti i bambini.
Dopo la morte di mia madre, mio padre si è chiuso nel suo dolore e nel suo lavoro e non ho avuto tanto tempo a dedicarmi. Così fui chiuso in un collegio. Avevo appena 6 anni. In un anno veniva a trovarmi 1 o 2 volte e tutte le volte solo perché ero io a farglielo sapere. Poi sono cresciuto e sono successe tante cose. Mi rifugiai nel gioco per sostituire quell'affetto che mi veniva a mancare. E quando capì che stavo esagerando, ho smesso. Ho visto qualche foto a casa tua. Era molto bella. Era una pittrice. Ti manca molto, vero? Sì. Lei era l'unica che mi capiva, che mi consolava. Mi è rimasta una cosa impressa di lei. E che cosa? Era un pomeriggio. Fuori pioveva. Lei era a letto, stava male. E io accanto a lei gli tenevo la mano. Nonostante le sue sofferenze, riusciva a capire che quel bambino di soli 6 anni aveva paura dei temporali. E sai cosa mi disse? Cosa? Mi disse: non preoccuparti, Antonio, perché il cielo sopra le nuvole blu. E solo così mi tranquillizzavo. Quella fu l'ultima volta che parlai con mia madre. Quello stesso pomeriggio se ne andò. Dispiace, avrei sofferto tanto. Sì. Ti sangui nel naso? Sì, ogni tanto mi succede. Ultimamente però sta succedendo spesso. Sarà lo stress. Tu chi sei? Il mio nome non ha importanza, ma se proprio ci tieni a saperlo, io sono un veggente. Un cosa? Un veggente. Forse non sai cos'è un veggente. È uno che prevede il futuro. Fatti leggere la mano. Non mi interessa il futuro. Coraggio, su. Non ti chiedo niente in cambio. Abbi un po' di coraggio. Fatti leggere la mano. Solo pochi istanti.
Ma una volta ti ho speso io. Tienilo fermo, ricciolino. Tra 2 giorni ne vediamo qua, i piccioli. Cammina, ricciolino. Pronto, Gloria? Ciao, che fai? Sto uscendo, vado a fare shopping. Io sono qui che sto aspettando mio figlio. Ultimamente non è che ci stiamo vedendo spesso. C'è qualcosa che non va. Mi sento un po' trascurato. Non è che ti trascuro. È che in questo periodo sono stato molto impegnato col lavoro. Lo sai che sei importante per me. Ok, ci sentiamo. Ciao Cici. Mario, tu hai visto un bello locale, eh? Quando saldo il debito con Michele Ferro? Ah, da un mese che avevo aperto sto locale. Deve avere tempo di fare qualcosa, no? Però Don Michele Ferro, i soldi mi di apro locale, ci ho subito con te. Oh, vi prego, un altro paio di giorni, per favore. Va bene, questo era solo un avvertimento. Pure una bella macchina ti accattasti, eh?
Lo sai che si è messo proprio male, vero? Se gli darei un solo centesimo, quelli ti pretenderanno sempre di più e non ti lasceranno mai in pace. Lo so. Ma non c'è proprio nessuno che ti possa aiutare. A pensarci bene, qualcuno ci sarebbe. E chi sarebbe? Un amico di famiglia. Vedi Antonio, deve sembrare tutto casuale, per non esporre né te né tuo padre a pericoli. Siamo d'accordo? Va bene, commissario. Andrà tutto bene, fidati di me. Tasti soldi. Certo, 10.000 euro. Fermi tutti, polizia. Mettetevi in ginocchio, mani dietro la schiena, forza. È andato tutto liscio. Per ora dobbiamo avvisare a tuo padre. Michele Fier, scappite Ricciolino mi hanno raccontato delle cose e io ora sono qui e ti ho portato un regalino. Questi sono per te. Camira che tu compagno con legge, già ti insegnerà l'educazione e ora aspetto. Perché non me ne hai parlato? Ti avrei potuto aiutare. Tu? E come pensavi di aiutarmi? Non ci sei mai. Quando ci sei è come se non mi vedessi. Sono 26 anni che me la cavo da solo. Da quando la mamma non c'è più, tu ti sei chiuso nel tuo lavoro e nel tuo dolore.
Ma cosa credi? Che solo tu stai male? Tu non mi hai mai capito. Preferisci farti consolare dalle tue attricette. Questo non te lo permetto. La mamma sì. Lei sì che mi capiva. Visto quello che sto passando, era meglio che morivo io. Senti Francesco, volevo dirti una cosa. Ho invitato il regista a cena da me. Così avrei l'occasione di conoscerlo. Certo, con piacere. Come vorrei abbracciarti un'altra volta.
Come sta? Sta riposando. Prima che si addormentasse ha voluto che gli raccontassi una storia. È come se all'improvviso fosse ritornato bambino. È tutta colpa mia. No, ma che dice, avvocato? Lei non ha nessuna colpa. Dovevo stargli più vicino. E il dottore vuole parlare con lei. Questo è uno dei momenti peggiori per noi medici. Ma è giusto che lei sappia come stanno le cose. Che cos'ha mio figlio? Si tratta di leucemia acuta midollare. Leucemia. Quasi tutte le cellule del suo corpo sono tumorali. E cosa posso fare? Le stia vicino e preghi tanto. Pronto? Pronto, Gloria. Francesco, ma dove sei? Non ti ricordi che stasera c'era una cena a casa mia? Il regista che mi aveva dato la parte nel film e gli avevo promesso che ti avrei presentato. Gloria, mio figlio sta male. Lo hanno ricoverato d'urgenza. Mi dispiace, ma non puoi venire. Magari dopo cena fai un colpo di telefono in ospedale per chiedere come sta. Ma che cazzo stai dicendo? Ma come ho potuto perdere tempo con una persona come te? Vaffanculo, tu, il tuo film e il tuo regista di merda. Brutto cafone che non sei altro. Papà. Sono qui, Antonio, dimmi. Posso farti una domanda? Certo, Antonio, dimmi. Tu mi vuoi bene? Certo che ti voglio bene. Non me lo hai mai detto. Non mi hai mai fatto una carezza. Ma un abbraccio. Perdonami. Perdonami. È tutto buio qui. Che tempo c'è fuori? È una bella giornata. Dottoressa, è un suo desiderio. Lei sa le sue condizioni, non possiamo negarglielo. Mi state facendo prendere una grande responsabilità, ma non me la sento di dirvi di no. Grazie, dottoressa. Ti ringrazio tanto. Thank you.
Quando ero in collegio, gli altri bambini che andavano a casa il sabato mi prendevano in giro. Dovrebbero vedermi adesso, con un papà tutto per me. Sono stanco. Papà, tienimi la mano, così so che non mi lasci. Che peccato non vederti più. Papà, sto per andare dalla mamma.